Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e lascia un like. Il castello del Montiferru, costruito nel XII secolo da Itto Corre, è una testimonianza storica imponente che sorgeva per proteggere i confini del regno. Ancora oggi, tra le rovine rimaste del maniero, si narra della presenza di una figura misteriosa, il canto di una balia che una volta prestò servizio al castello. La storia di quest'antico castello affonda le sue radici nel Medioevo. Fu commissionato dal nobile Itto Corre, con l'obiettivo di difendere e proteggere i confini del regno da possibili invasioni esterne. La sua posizione strategica, posta su una collina, garantiva una visuale panoramica sulla vallata circostante, permettendo di avvistare tempestivamente eventuali nemici. Nel corso dei secoli, il castello del Montiferru subì diversi attacchi e assedi, ma nonostante le numerose battaglie che ne condizionarono la sua storia, il maniero rimase in piedi, diventando così un'icona di resistenza e forza. Oggi gli unici resti del castello sono alcune torri, parti delle mura e vani sotterranei, che tuttavia custodiscono ancora i segreti e gli echi del passato. Si racconta che ancora oggi, nelle notti di luna piena, è possibile udire il canto di una balia che un tempo prestò servizio nel castello del Montiferru. La leggenda narra che questa balia, dai capelli bianchi come la neve e gli occhi cerulei, fosse una donna di grande bellezza e dolcezza. Era molto amata dai bambini del castello, ai quali dedicava ogni attenzione e amore materno. La sua voce rassicurante e le sue ninne e nanne accompagnarono le notti di molte generazioni di bimbi che crescevano tra le mura del castello. Tuttavia, la balia venne strappata alla sua amata dimora e alla sua comunità a causa di un tragico evento. Durante uno dei tanti assedi subiti dal castello, mentre i difensori cercavano di respingere l'attacco nemico, la balia venne rapita e portata via dagli invasori, al fine di utilizzarla come ostaggio contro i suoi cari. Nonostante gli sforzi degli abitanti del castello per riportarla in salvo, la balia fu trattenuta lontana dal Montiferru, lontana dalla sua casa e dalla sua famiglia. Si racconta che abbia passato il resto dei suoi giorni in prigionia, lontana dagli affetti e dalla tranquillità che solo il castello del Montiferru poteva regalarle. La triste storia della balia è diventata parte integrante della leggenda che circonda il castello del Montiferru. Si dice che il suo canto ancora risuoni tra le rovine, portando con sé un senso di nostalgia e tristezza. Il suono dolce e penetrante della sua voce si perde tra gli spazi vuoti del castello, creando un'atmosfera carica di emozioni e ricordi. Nonostante i secoli passati e l'usura del tempo, il castello del Montiferru rimane un luogo affascinante e pieno di mistero. Le sue rovine sono una testimonianza tangibile di un passato glorioso e travagliato. Ogni visitatore che si avvicina al sito può sentirsi avvolto dalla magia e dalle storie che le pietre antiche raccontano. Il canto della balia rimane uno dei tanti enigmi che circondano il castello del Montiferru, attirando turisti, studiosi e appassionati di storia. Questa misteriosa presenza continua ad affascinare e a far sognare, trasportando i visitatori in un passato lontano, in cui il castello del Montiferru dominava la regione con la sua maestosità. Ogni volta che il canto della balia si leva tra le rovine del castello, è come se il tempo si fermasse e il passato rivivesse in tutto il suo splendore. Il suo suono avvolge l'atmosfera, riportando alla luce la storia e le emozioni che animavano una volta il castello del Montiferru. Thank you.